Allora, film un po' più impegnati, il cinema italiano ha un'estate ai Caraibi, come mai questa scelta? È venuta un po' per caso, come faccio sempre io, nel senso non sono una che riesce a costruire le cose a tavolino, sia nella vita e anche nel lavoro. È una cosa che anche mi piace della mia personalità. E niente, avevo già lavorato con Carlo in un altro film per la TV, mi ero trovata molto bene, più volte ha cercato di coinvolgermi in questi generi di film un po' più diversi e io poi per un motivo o per l'altro stavo sempre lavorando e questa volta è capitato anche un ruolo che veramente mi piaceva, avevo voglia di fare questa esperienza e devo dire mi ha insegnato tantissimo e mi sono molto lasciata andare, abbiamo improvvisato, ci siamo divertiti davvero tanto. Io spero che questo venga fuori e che insomma anche al pubblico piaccia, è un film per tutta la famiglia, molto leggero, carino, semplice ma anche fresco, che ti strappa un po' di risate, secondo me questo è anche importante in questo momento. Senti, recentemente hai fatto parte di un film che è Nine, un cast stellare tra cui c'è anche Nicole Kidman tra le tante, come è stato, hai fatto amicizia con qualcuno? Ma sì, è stato bellissimo, quest'anno veramente per me è stato forse uno degli anni più fortunati perché ho avuto la possibilità di sperimentarmi in tanti ruoli diversi, appunto un genere di ironia come quella di Pappi Corsicato, siamo stati a Venezia al festival, poi ho lavorato con Alex Infascelli in una cosa molto dark, invece una ragazza, ho affrontato il ruolo di una ragazza che addirittura si trova a commettere un omicidio, quindi insomma molto scuro, poi ho lavorato con Rob Marshall che insomma soltanto il fatto di essere stata scelta in un film del genere con un regista così è stato per me un miracolo e una grande scuola, perché insomma vedere lavorare da vicino questi grandi attori è veramente un modo per imparare enorme. E poi Carlo Vanzina che mi ha proposto quest'altra cosa, insomma per me tutto questo è un modo per imparare e per crescere. Guarda, trovo sia veramente esagerata questa polemica, anche assurda, io ho tanto affetto per Gabriele, tanta riconoscenza. E io avevo risposto solo semplicemente in maniera spontanea a una domanda che mi era stata fatta. Però Martina, nel press book sul tuo curriculum c'è scritto 2010, baciami ancora. Cos'è? Non so neanche cos'è press book, scusa. Il press book tipo è quello. No, il press book è la cartella stampa. C'è scritto che c'era questa possibilità che poi non è stata. Però io sono molto contenta, molto serena e molto contenta di questo mio percorso. Mm-hmm. E insomma, non è che si può sempre lavorare insieme, è giusto comunque tutti guardare anche avanti al futuro con positività e con gioia. Quest'estate lavorerò tutta l'estate all'estero per un film italiano, però niente di ancora, però molto bello. E sì. Ma ci puoi dire in che paese all'estero? A Porto Rico. Ultima domanda, ho intervistato una volta Primo, è un ragazzo molto timido, tu invece sei molto spontanea, sei veramente, non lo so, solare. Ma secondo te gli opposti si attraggono? Ma guarda, quando mi fanno queste domande tipo questa divento timida anch'io, quindi non saprei che risponderti. Ma siete lontani dai riflettori per proteggere la vostra storia, immagino. Ma io, sai, ho sempre cercato un po' di proteggere le mie storie, spesso in passato non è stato proprio possibile e insomma, sai, è da quando sono giovanissima, che avevo 16 anni, che faccio questo lavoro, quindi tutta questa attenzione mi ha anche un po', poi adesso ci convivo, però se posso cerco appunto di proteggere la mia vita privata, poi appunto non sempre si riesce, non voglio neanche fare la vita di quella che sta chiusa in casa e insomma, e non è libera, quindi insomma cerco di gestirla al meglio, non sempre ci riesco. Questa volta un po' meglio forse. Ciao a tutti, un'estate ai Caraibi, mi raccomando, al cinema. Ciao!